Benvenuti al Palasport di Lubano per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie B. A sfidarsi al Palasport di Lubano l'Anteno Energia Virtus Basket Padova e la United Eagles Basketball Cividale. Dopo due sconfitte nelle ultime due trasferte, entrambe per di poche lunghezze, l'Anteno Energia torna nelle mura amiche per la prima volta col coprimaglio Ulf Sikta per la collaborazione per celebrare il fatto che l'Italia è perché la Cappella di Scrovegni è patrimonio dell'UNESCO. Partita molto importante quella che si gioca oggi con Cividale, che peraltro, andando un po' a ripercorrere quella che fu la scorsa stagione quando Riccardo Nicolao, attuale head coach della Serie B, era assistente per assenza per Covid dell'allora head coach Daniele Rubini, fu la prima partita allenata da capo allenatore, ci fu la vittoria per l'Anteno Energia. Riccardo Nicolao, vanno le mie congratulazioni a lui e alla moglie Giulia per la nascita del secondo figlio ieri, quindi oggi giornata speciale sicuramente per lui. I suoi ragazzi vorranno cercare di fargli un bel regalo. Io sono Martino Gasparri e qui con me in telecronaca Dario Carniello, che ha fatto il giro del mondo. Abbiamo fatto oggi siamo veramente arrivati all'ultimo secondo, ma in qualche modo siamo arrivati. Dario, sfida contro i primi della classe, quindi occasione davvero particolare e speciale. Sì, una squadra che è stata costante dall'inizio di questo campionato, soltanto due sconfitte per questa Cividale che arriva col favore del pronostico sicuramente, ma sappiamo bene che qui a Lubano la Virtus potrebbe dare quel qualcosa in più e fare l'upset. Vediamo, sicuramente una partita molto molto interessante. L'anno scorso, ci ricordiamo, Battistini fare una partita clamorosa qui a Lubano. C'è anche un altro che spesso contro la Virtus ha fatto molto molto bene, ovvero Laudoni, che prima del Covid, nella stagione 2019-2020 con Bernareggio, andò sui 30 alla Chioina Arena, una partita mostruosa. Oggi invece ora vedremo le scelte dei due coach. Padova, che ha tutti gli effettivi a disposizione, nelle ultime giornate è salito in carte da Leonardo Marangon, MVP nelle ultime due partite, 17-2 schiacciati, di cui una mostruosa fuori area nell'ultima partita. Insomma, il numero in classe 2005 sta venendo fuori. Assolutamente, è una delle grandi novità di questa stagione, più spazio per lui, tanti minuti, soprattutto all'inizio della stagione e in questo finale, e sta facendo vedere di meritarsi di tutti, di continuare a crescere. Bene, allora io vi chiedo di avere un po' di pazienza, se all'inizio faremo un po' di confusione con i nomi degli ospiti, ma io, causa partita appena finita, peraltro vinta, quindi bene, sono arrivato solo adesso, quindi potrebbe essere che i primi minuti sia un pochino più complicato. I 5 per l'Anteno Energia sono De Nicolao, Cecchinato, Bocconcelli, Ferrari e Lovisotto, che parte in quintetto. Dall'altra parte vedo già pronto Battistini con numero 12, Laudoni pure in campo, i due che conosco sono in campo, questo ci facilita la vita almeno all'inizio. Poi con numero 6, che era il capitano Rota, che c'era anche l'anno scorso, me lo ricordo, Rota, e il numero 4 Miani, quindi quintetto anche fisicamente molto molto prestante, direi. Sì, assolutamente, sappiamo che questa squadra è una squadra che corre tanto, atleti importanti, Battistini soprattutto, l'abbiamo visto qui anche con volate sopra canestro, bisogna stare attenti, cercare di impedire canestri facili in transizione a questa squadra che sicuramente partirà col gas aperto. Palla 2 alzata, la vince Lovisotto con entrambi che vanno completamente fuori tempo. Cecchinato, palla per De Nicolao in punta, si apre Lovisotto, riceve, si muove Ferrari, la palla va per Bocconcelli, dentro per De Nicolao, si va a cercare il mismatch, primi due punti per il numero 10. Sicuramente De Nicolao con il suo difensore diretto ha qualche vantaggio fisico, lo esplora subito benissimo in questa prima occasione. Palla in punta per Laudoni, blocco per Battistini che poi si apre, riceve Rota, blocco cieco, palla alzata, Lovisotto scala molto bene, recupera il pallone, De Nicolao prova a spingere, trova in angolo Cecchinato, palla per De Nicolao che vuole l'uno contro uno di Cecchinato, palleggio, arresto, tiro lungo, ben preso però. Sì, assolutamente, si costruisce con questo crossover benissimo lo spazio per tirare contro il suo difensore più lungo, ma esce. Dipende molto come parte la partita di Cecchinato, è uno che si può scaldare, ma quando vede il pallone scendere dalla retina, quello gli fa grossa differenza.
Battistini spalla canestro, si muove sulla debole Chiera, si apre rotta per la tripla in ritmo a bersaglio, primo canestro subito salutato all'esultanza dei tifosi ospiti cividali molto presenti qui al palazzetto di Rubano. Palla in punta per Ferrari, si va da De Nicolao, passa sotto la difesa da De Nicolao, palleggio, arresto, tiro sbagliato, rotta, vola, rimbalzo, Ferrari prova a prendere il pallone, commette il suo primo fallo. Sì, in precedenza ha costruito molto bene, ribaltamento del lato, rota si trova completamente libero, tiro piazzato che non può sbagliare. Subito molto aggressivo De Nicolao in questo inizio di partita, ha provato già un paio di conclusioni, probabilmente anche il piano per provare ad attaccare rota, che però mi sembra assolutamente in grado di resistere sulla pressione numero 10 qui a becco sopra per provare a batterlo. La palla arriva a Laudoni in punta da Chiera, blocco per l'allontanamento, flare palla lì, eccolo ancora questo blocco, c'è cioè il cambio sulla sua tribù della difesa, rota, rischia di frazione di passi, la palla va in punta per la tripla, Dimiani che sbaglia a rimbalzo, la prende ancora rota che va con molta aggressività a rimbalzo, Battistini rinuncia alla tripla, avrebbe un vantaggio fisico, va a bloccare, si va da Laudoni, tripla con spazio al bersaglio per il numero 8. Di nuovo qui la difesa della Virtus non si intende, di nuovo lascia il tiratore libero dopo un semplice blocco, bisogna stare più attenti in queste situazioni, due volte colpiscono molto bene all'arco. Uscita per Cecchinato, blocco durissimo di Lovisotto, Ferrari attacca, cerca il contatto, trova il fallo che dovrebbe essere Dimiani. Tanto che nel quintetto di Cividale capire chi è il 3, chi è il 4, chi è il 5 è davvero difficile tra Laudoni, Battistini e Miani. Sì, diciamo che il play si rota, l'ha dimostrato, quello che porta sul pallone, che in questo momento sta gestendo l'attacco, per il resto sono abbastanza interscambiabili, fanno un po' tutti. Questo rende anche molto più imprevedibile l'attacco della squadra ospite. Ferrari, lunetta, primo bersaglio, molto migliorato quest'anno, le percentuali numero 14, che sta avendo un'altra ottima stagione, la quarta in maglia nero-verde. Finta, ci cascano tutti come al solito, 2 su 2, per il numero 14. Palla per Chiera che porta sul pallone di palleggio, rischia l'infrazione di campo, non la commette. De Nicolao vuole anticipare, rota, molto buono il lavoro del numero 10. Si apre in punta Laudoni, palla per Miani, si va da rota, viene a bloccare Miani, azione un po' confusa questa volta il Cividale, tiro dalla media sul pick and pop, bel canestro per il numero 4. Sembrano essere infallibili da fuori, questa volta si mette in proprio Miani, diciamo quello il più centro della sua squadra, però anche lui dimostra di aver tiro da fuori. De Nicolao, pocket pass per Ferrari che va a segnare due punti, la classica asse play pivot dell'Antenna Energia. Sì, una volta a partita almeno ce lo fanno vedere, loro lo sanno fare benissimo. Rota, trova Laudoni, spalla canestro, vuole per giocarsi mismatch fisico, scarico in punta, Battistini, tripla importante e Battistini non sbaglia, altro canestro, la Virtus va subito a correre, Bocconcelli attacca, palleggio, adesso tiro su un piede sbagliato, rimbalzo per Chiera che prova a spingere, fa viaggiare per Miani, palla di Battistini che attacca ancora in transizione, prende contatto, va su in mano destra, altri due. Però sta veramente entrando tutto a Cividale in questa situazione, che adesso Battistini con un tiro veramente complicato in controtempo contro le braccia protese del difensore, veramente bravi ma anche fortunati con queste percentuali assurde in questo primo quarto, inizio di primo quarto, anche dei tiri non particolarmente contrastati per il momento, quindi una squadra Battistini. quello dentro l'area Battistini, sì, quelli sul perimetro erano abbastanza liberi. Partita che all'andata ebbe un punteggio bassissimo con il vittoria di 1 di Cividale, questo ritorno sembra cominciare in maniera diversa. Nicolao passa ancora dietro la difesa, gioco a 3, Lovisotto può giocarsi, attira in allontanamento, difficile, corto, sbaglia il tiro, Chiera prende rimbalzo, prova a viaggiare in transizione, tiene il pallone, abbassa il ritmo, numero 6, pick and roll con Miani, passa dietro Cecchinato che però si perde completamente, se passi dietro non puoi subire la penetrazione, se no perché passi dietro. Tutto veramente troppo facile per Chiera, che qui gestisce tranquillamente l'attacco, gestisce il pick and roll, poi Cecchinato e Lovisotto non si intendono bene, insomma in qualche modo la frittata è fatta, Chiera arriva tranquillamente a segnare il sottomano. Assolutamente, un po' adesso qui ultima difesa con una disattenzione anche tattica, perché si è proprio persi sulla chiamata difensiva, al primo momento poco aggressiva Padova in difesa, se giochi contro i primi della classe
devi fare una partita di intensità alta, se no non hai speranze di poter rimanere in partita. Veramente molto, molto tranquillo Cividale partito con questa gara, veramente cercando di portare dalla sua parte tutti quelli che sono i vantaggi, quindi di prendere i tiri che sa di poter segnare, spesso conclusioni dall'arco dopo alcuni passaggi, magari un ribaltamento, anche giocate di uno contro uno di talento. Abbiamo visto Chiera in questo ultimo passaggio, Battistini in contropiede, insomma stanno facendo veramente vedere tutto loro meglio. Vediamo adesso se la difesa virtussina riuscirà a cambiare il verso della partita. 6 a 15 punteggio dopo 3 minuti quando mancano 6-10 al termine del primo quarto di gioco. De Nicolao in punta con la palla, vediamo qual è la chiamata disegnata da coach De Nicolao. Si apre il bocconcelli per ricevere, viene a bloccare Ferrari, attacca il cambio, palla per Lusvarghi che è andato al posto di Lovisotto, ancora piccolo tra i due, attacca, tiro su un piede per De Nicolao che va a sbagliare, Battistini a rimbalzo, la prende, rota, va da Laudoni, pronto Marangoni a entrare per Antonio Energia. Miani si apre, bella posizione giocata da Laudoni. Laudoni ha un vantaggio fisico incredibile in questo momento su Bocconcelli. È perché qualcuno tra Bocconcelli e Cecchinato dovrà per forza andare contro a difendere un attaccante più grosso di lui. Però adesso entra la soluzione, ovvero il classico 2005 Naldo Marangoni, che magari per Chini no, però come fisico può provare a reggere un po' di più contro Laudoni. Ferrari cerca di negare la ricezione per Battistini, rischia anche però secondo fallo, rota contro Marangon che ha cambiato su di lui, uscita per Chiera, tiro su un piede difficile in corsa, sbaglia Battistini, buon rimbalzo, Battistini sta dominando da tutte le parti del campo. Sì, con tranquillità veramente, come dicevo prima stanno veramente facendo tutto quello che vogliono e sembrano neanche far fatica in questo momento. De Nicolao palla per Bocconcelli che potrebbe provare a giocare uno contro uno, aspetta lo spazio. Bella difesa di Chiera, si muove alto basso, Lusvarghi c'è il pallone, lo appoggia a tabellone. Bello gioco a tre qui dell'Antonio Energia. Sì, e poi Lusvarghi con la sua fisicità potrebbe portare qualcosa di diverso rispetto a questi primi minuti di partita. Miani con un tiro difficile, Marangon con un grande rimbalzo, De Nicolao spinge la transizione, arriva a bloccare in transizione Ferrari che rischia il fallo. Lusvarghi non trova lo scarico, Marangon, passi clamorosi, palla in angolo per Bocconcelli, palleggio, arresto, tiro lungo, la Marangon vola a rimbalzo, segna con anche il fallo probabilmente, poi fanno bene il riscatto, gran canestro. Assolutamente, l'ha voluto, l'ha cercato e l'ha trovato. Diciamo che coach De Nicolao ha aumentato l'altezza media e la fisicità del suo quintetto dopo i primi minuti a favore di Cividale. Prova anche a metterci un po' in destra in difesa, Battistini riceve contro Ferrari, attacca il close out, molto bene però Ferrari, scarico, Battistini, extra pass, Laudoni, scadono i 24, prima buona difesa dell'Antonio Energia. Assolutamente, prima vittoria difensiva vera dall'inizio della partita, sono riusciti ad impiccare l'attacco di Cividale fino alla fine dei 24 secondi. De Nicolao in palleggio, si apre Marangon consegnato allontanamento per il numero 13 che vuole provare a volare, rischia di portare una schiacciata a casa, c'è il fallo per la difesa di Cividale. Molto molto ambiziosa questa palla di De Nicolao per il suo compagno che comunque ci arriva a toccarla, forse ci stava un fallo, però comunque veramente soltanto provarci. Hai grande, grande fiducia nei mezzi del tuo compagno di squadra. Rimessa per De Nicolao, Simone Bocconcelli, Simone Bocconcelli, palla per De Nicolao che prende una tripla complicata, la sbaglia, Lusvarghi tocca rimbalzo, non controlla. Palla per Chiera, in punta Battistini che può attaccare Lusvarghi, scarico per Miani. Battistini, ripeto, un rebus inesorbibile finora. Ah sì, anche qui trova il compagno facilmente, però c'è sempre veramente qualcuno libero, si muovono molto bene assieme. Blocco diagonale per liberare Ferrari, pick and roll con Lusvarghi per Bocconcelli, palleggio, arresto, tiro, è il suo tiro e lo manda a bersaglio, Pietro Bocconcelli.
partita difficile per lui fino ad adesso, va su, sulle soluzioni che gli sono più familiari, l'arresto è tiro dalla media. Laudoni viene a prendersi la palla in punta, situazione con un blocco di Miani che blocca con la schiena, palla fuori per Chiera, si apre in punta Miani, alto basso giocato con Laudoni che scarica per Chiera che prende una tripla importante, niente da fare, canestro ancora una volta. Si trovano veramente benissimo anche qui, Laudoni sembrava coperto molto bene però attirando il raddoppio della difesa lasciano libero il compagno dall'arco. Marangon riceve, pensa alla tripla, la tira e la sbaglia, rimbalzo del Battistini, apertura per Rota che prova a spingere, trova in punta Battistini, ribalza per Chiera, fallo di Lusvarghi che ha provato ad alzare il blocco, commettendo però fallo. Ah sì, di nuovo Lusvarghi costretto a stare in linea difensiva vicino alla linea da tre punti, lì sicuramente è meno efficace. Padova ha bisogno di un Lusvarghi vicino a canestro con la sua capacità di stoppare e deviare i tiri. Entrano Cassese e Paesano per Cividale, mentre entra Pellicano per Antenna Energia, zona su questa rimessa per Antenna Energia, Chiera dice io ti do tre punti, sbaglia però, rimbalzo in Marangon che sta andando molto bene sotto le plance, però rispinge la transizione, trova Pellicano contro Cassese, piccherò giocato con Lusvarghi, un po' di confusione per Antenna Energia, uscita per Marangon, allontanamento giocato, piccherò con Ferrari, attacca Pellicano, pocket pass per Ferrari che si gira, non trova il tiro subito, lo trova sul giro e va a segnare. L'aveva trovato molto bene Pellicano, Ferrari perde per un secondo il vantaggio, poi con un gioco di perno riesce a arrivare al tiro. Cassese trova in punta Paesano, prende la prima tripla della sua partita e sbaglia, bel lavoro di Usvalga, rimbalzo, apertura per Ferrari, trovato Pellicano che chiama il gioco e supera la metà campo. Situazione dove Paesano prova a mettere pressione e va a commettere palle. Diciamo che Pellicano in queste situazioni secondo me ti aiuta moltissimo, ti dà un po' di tranquillità e magari ti trova quel qualcosa che non sei riuscito ad avere nella partita fino a qui, quell'imprevedibilità in più, e ce l'ha fatto vedere in queste prime azioni in cui è stato in campo. Eccolo, numero 2 in punta, trova Bocconcelli, ancora piccolo giocato con Ferrari, palleggio, arresto, tiro corto, rimbalzo del Battistini, apertura per Cassese che trova in punto il numero 12, ribaltamento per Laudoni, passa sotto Marangone, questa chiaramente è la scelta di Antenna Energia, Marangon non si accorge che c'era un pallone da recuperare, Battistini allora attacca, va dritto per dritto, vira, trova Paesano, tiro dalla media, un tiro libero in movimento, 2 punti. Eh sì, anche qui diciamo molta confusione, come è successo per tutta la gara, la palla alla fine va nel canestro e va per Cividale. Pellicano contro la gran pressione di Cassese, uscita per Bocconcelli, taglia il blocco, Chiera palleggia, resto e tiro, sbaglia, Lusvarghi lavora molto forte a rimbalzo e trova 2 punti. Però comunque abbiamo visto almeno un trend in questo primo quarto, che i rimbalzi in attacco per Padova ci sono ed è giusto andare forte a cercarli dopo le conclusioni sbagliate. Chiera, palla per Paesano, ribaltamento per Cassese, Chiera si muove ancora per ricevere, Paesano vorrebbe il pallone, Chiera attacca, cerca il crossover, Marangon si tuffa, non la prende, scadono i 24 secondi e seconda infrazione per Cividale. Ah sì, in questo caso di nuovo, però si è un po' sporcata l'attacco di Cividale, la fluidità che abbiamo visto nei primi minuti un po' è andata via, forse un po' per merito di Padova, un po' per demerito loro, però comunque è un buon segno, è un buon segno. Ultima azione di questo primo quarto, 16-24 punteggio, 10 secondi da giocare, un po' di confusione per Padova, Marangon prende, avrebbe la tripla, rinuncia, trova Bocconcelli, attacca, tiro su un piede, molto molto difficile, sbaglia, trota rimbalzo, non prende nessuno, qui chiaramente la giocata per Bocconcelli, forse però Marangon con tutto quello spazio che aveva poteva provare ad andare lui. Sì, diciamo che è vero che ha sempre avuto più fiducia in questa stagione, il momento massimo di fiducia per lui, però comunque certi tiri magari preferisce concederli ai compagni, anche se questo toglie un po' di vantaggio alla sua squadra. No, ci sta che da under tu non ti viene a colpire, però da uno che ha il carattere di Marangon mi sarei aspettato
una volata a canestro. Dario, che primo quarto è stato? Allora, diciamo, è stato un primo quarto non troppo intenso. Diciamo, le due squadre non sono partite col coltello tra i denti. Ci aspettavamo sicuramente che Padova arrivasse più aggressiva a questa gara, dato che sappiamo tutti che Cividale è la prima della pista al momento, con soltanto due sconfitte stagionali, e quindi ci aspettavamo magari un approccio diverso dal primo minuto. Cividale ha fatto vedere il motivo per cui è la prima della pista, cominciando in attacco in maniera veramente eccellente, trovando tutti i suoi punti di forza, esprimendoli al meglio. Poi, diciamo, la partita si è un po' sporcata, sono entrate le panchine, la qualità in campo si è abbassata leggermente, un po' per diversi fattori, insomma, e diciamo Padova comunque sotto a meno di 10 lunghezze di vantaggio, che visto l'inizio sembrava qualcosa di difficile da raggiungere. Diciamo che i primi 4-5 minuti sono stati un po' scioccanti per Antonio Energia, poi la partita si è rimessa su un ritmo più normale. Secondo me importanti gli ingressi di Luz Varga e Malangon, che hanno un po' pareggiato la fisicità di Cividale. Assolutamente, perché all'inizio veramente andavano, qualsiasi tiro sbagliato riuscivano a prendere il rimbalzo d'attacco, avevano vantaggio fisico su praticamente qualsiasi situazione, quindi c'era la necessità di cambiare qualcosa. Rota Cassese Uenen, spero di averlo detto giusto, Paesano e Frassinetti per Cividale, Pellicano, Bocconcelli, Marangon, Ferrari, Luz Varga per l'Antenna dell'Energia. Paesano riceve, cambio della difesa, Pellicano prova a mettere pressione, rota, palla in angolo per Frassinetti che vuole attaccare, chiude il palleggio, gira sul perno, trova lo scarico sulla linea di fondo per Paesano, buona difesa dell'Antenna dell'Energia, palla ancora in angolo, rota, attacca, pick and pop, tiro dalla media del Paesano. Bella difesa di Padova, si lotta al rimbalzo, la prende ancora una volta Marangon, che prova a spingere, avrebbe l'uno contro uno in transizione, vuole attaccare, lo fa, vira, tiro, difficile, corto, però è stato chiesto proprio da questo Nicolau, questo uno contro uno ci può ovviamente stare, qui invece sta meno il fatto che Pacienti lo batta così netto, poi torna Marangon, viene Pellicano, prova a alzare la pressione difensiva a Padova, rota, blocco per lui, Paesano, ci va da Cassese, palla dentro, la recupera Ferrari, c'è un vantaggio numerico, Pellicano attacca, blocco di Luz Varga, rota cerca di passare forte sul blocco e commette fallo. Di nuovo frustata con la testa di Pellicano, la seconda che gli fa guadagnare un fallo in questa partita. Comunque in precedenza bella l'iniziativa di Marangon, per quanto non sia arrivata al successo, mi aspettavo che dopo quella giravolta con la Veronica riuscisse ad arrivare magari più vicino a canestro e non si accontentasse del tiro in allontanamento. Bocconcelli con un palleggio a destro, tiro un po' particolare ma molto efficace sulla testa di rota, con successo il numero 4 e Padova torna a meno 6, 18-24 punteggio. Cassese trova Paesano, la palla torna al numero 7, si vuole cercare l'alto basso senza successo. Paesano gioca pick and roll con rota, cambia della difesa, rota, prende una tripla da lontanissimo e la manda a bersaglio, torna indietro saltellando. Eh sì, rota sicuramente ha iniziato la partita con le marce alte, si mette in proprio, qui non ha neanche bisogno dell'aiuto dei compagni. Tre punti. Seconda bomba di serata per lui, Bocconcelli viene a prendere il consegnato, la palla, pick and roll, Pellicano, ancora pocket pass, tolta troppo basso, Luz Varga con un tuffo che carica il pubblico e carica tutti, e Ferrari che va a segnare altri due punti, Padova a meno 7. Rota in palleggio sulla pressione di Pellicano, un po' fermo attacco Cividale, doppia uscita adesso giocata, Riccio alla Frassinetti, prende un tiro molto molto lungo, prova a spingere Pellicano che lancia molto bene, Ferrari volata al ferro, altri due, meno 5 per l'Antenor Energia. Sta giocando veramente benissimo Pellicano in questo primo tempo, veramente è bello veramente quando lo vedi giocare così. Frassinetti col pallone, palla in punta per Paesano, ribaltamento per Rosa e per Rota, scusate, Piccherò passa dietro la difesa, non so se sia una grande idea, anzi confermo, non è una grande idea. 6 su 9 da 3 punti per Cividale in questo primo tempo.
e già tre bombe per il numero 9. Quest'anno Fazioli contro l'Antonio già chiuso con 8 bombe. Vediamo se verrà replicato. Svarghi, long two, un punto in meno, ma comunque canestro. E dice, e se riesce a farlo rota, perché non posso farlo anch'io. Lusvarghi veramente con un primo tempo, sì, anche lui di altissimo livello. Pelicano qui mettendo molta pressione, va a commettere fallo, però è zero falli commessi prima da Antonio in questo quarto, ci sta ampiamente. No, veramente i giocatori della squadra di casa in uscita dalla panchina hanno avuto grandissimo impatto in questa gara. Pelicano, Lusvarghi, come dicevo, Marangon stesso hanno veramente, anche soltanto di energia, hanno portato veramente qualcosa di diverso dai primi 5 in campo. Ora entra Calvi, il numero 9, al posto di Ferrari, che va a prendersi prima di posa della partita. Torna anche Cecchinato, che non ha avuto un grande impatto nel primo quarto. Vediamo se riuscirà a riprendersi. Onene va a bloccare per rota. Lusvarghi mette grande pressione, fa chiudere il palleggio. La palla arriva a Paesano, che ha vantaggio contro Pelicano. La palla torna a rota, che attacca, scarico per Paesano. Tiro dalla media con un secondo, sbaglia. Si lotta a rimbalzo. E Onene commette fallo. Buona vittoria qui per Calvi. Però prima in difesa Lusvarghi, cioè, corre dietro tutti quanti, contesta praticamente i tiri di chiunque. Veramente mi è piaciuta la sua intensità difensiva, mi è piaciuto il suo approccio in quella situazione. Un lungo di 2-5 con quelle braccia lì, che è in grado anche di cambiare un'arma difensivamente, che può essere letale. Calvi riceve, spalla canestro, scarico per Lusvarghi, qui partenza incrociata. Partenza incrociata per lui. In the zone, non verrebbe altro da dire. Sì, veramente migliore sprazzo del campionato che gli abbia visto fare. Forse anche un qualsiasi lungo abbiamo visto fare. Attacco e difesa. 5 minuti di. Ha un problema con i pantaloni che continua a tirare su, però per il resto. Magari sono quelli che gli danno il super potere. Cecchinato con la rimessa. Siamo in punta. Proprio lo Svarghi. Piccherò con Pelicano, lontanamente Marangon, uscita per Cecchinato. Piccherò giocato, Pelicano si tiene il difensore dietro. Cecchinato, palleggio, arresto, tiro. Senza senso, senza ritmo, sbaglia. Marangon! Di rifo, di raffa. Comunque ne mette altri due. Tiro fortunato, diciamo così. Lo tocca in qualche modo, riesce a entrare. Lui poker face, giustamente. Battistini contro Svarghi, cambiato la sfida per il numero 16. Rota contro Cecchinato, blocco orizzontale, poi blocco e bloccante per Passinetti, che non riceve. Rota a volta canestro, qui forse il primo errore della partita di Svarghi, che non era nella posizione per aiutare e spreca un fallo quando rota difficilmente sarebbe stato veramente pericoloso. Però coach De Nicolao deve aver detto qualcosa ai suoi, perché Cecchinato anche in questo caso è stato benissimo con Rota, che sta facendo dannare tutti gli esterni di Padova, e Si vede, c'è un'energia diversa in questo momento in campo. Sicuramente Corso Nicola ha detto qualcosa, però quando vedi che i tuoi compagni che entrano dalla panchina mettono quell'intensità, quella fisicità, ti viene voglia di entrare in campo e mettercela anche tu. Quindi sicuramente quello che hanno portato dalla panchina allo Svarghi, Marangone e Pellicano ha non girato la partita, perché Cividale comunque è ancora davanti di 5 a 31-26, però ha quantomeno creato una partita che fino a quel momento non c'era stata. Segna il primo tiro libero Rota, un'altra esposizione per il numero 9, che è già in doppia cifra. Va a bersaglio, arriva a 11, prova a correre, andare in energia, palla per Cecchinato, si muove Marangon per ricevere, non c'è, palleggio, arresto, tiro per Cecchinato, eccolo qua, canestro alla Cecchinato di Giacomo Cecchinato. Sì, diciamo, la certezza che questi tiri si riprenderà nel corso di una gara, che entrano oppure no dipende un po' dall'inclinazione degli astri, però si riprenderà, e questo è sicuramente una cosa importante. Diciamo che ora ha molta più luce verde rispetto all'inizio dell'anno, e ne ha beneficiato sia Padova che lui stesso, ovviamente, però sicuramente un qualcosa. Se l'è guadagnata. Bravo Corso De Nicolao a dargli fiducia. Cassese ribatte il Battistini a zona Padova, rota sul ribattamento, va dentro da Paesano, che trova Cassese in punta, tripla, bellissimo lo stile. Baccanese. Sì, però di nuovo, diciamo, forse la scelta difensiva, ma comunque non fa fatica a trovare un tiro con spazio da tre punti libero Cividale nell'azione precedente. Anche Rota, c'è stato il ribaltamento iniziale, se il passaggio fosse stato un po' più basso sarebbe stato un piazzato. Sai,
in zona 3-2 sull'angolo opposto, corre il rischio, ci sta. Mentre quello che non deve succedere è quello che è successo subitamente, avere una tripla in punta così così aperta. Comunque Cecchinato ha furia di allenarsi con Pellicano, ha imparato la sbracciata da Pellicano, anche lui si è condannato un fischio in questa situazione. Qui si apre, prende un tiro Cecchinato, esce l'imbalzo per Chiera che prova a spingere, trova Laudoni al di tocco per Battistini, una definizione di bel contropiede. Laudoni anche lo fa vedere con un po' di salsa, però sicuramente bel passaggio per il compagno. Pellicano attacca linea di fondo, cerca un tiro molto difficile, non trova il fallo Battistini, però adesso è tornata la coppia Laudoni-Battistini, che tanto ha fatto male nel primo quarto. Casca Marangon, Laudoni attacca, scarica per Paesano che non ha collaborato, spallata di Paesano, vola Ferrari, Cosio Nicolau costretto a chiedere time out. Se la ridono, però comunque diciamo la coppia Laudoni-Battistini hanno veramente fatto male in questi ultimi minuti. Quando Cividale riesce a correre si trova benissimo, riesce a costruire tiri ad altissima percentuale vicino a canestro e anche fuori da tre punti, quindi devono stare veramente molto attenti a prendere tiri sensati in modo che la difesa ritorni schierata e diciamo non perde palloni. È vero, poi anche l'altro lato della bilancia, di avere una buona pressione all'imbalzo offensivo, ovviamente hai più chance di prendere secondi tiri, però ti puoi un pochino scoprire sulla transizione difensiva. E come Padova ha recuperato sicuramente con Lusvarghi e Marangon soprattutto dei rimbalzi offensivi, così poi Cividale è riuscito a correre nel contropiede, anche perché la coppia Battistini Laudoni non ha neanche bisogno di fare l'apertura per spingere la transizione, prende rimbalzo, parte un palleggio, un passaggio, si vola. Assolutamente, Laudoni che non si è messo troppo in gara personalmente, soltanto un tiro a segno per lui, una tripla, però già tre gli assist ce li ricordiamo tutti perché di pregevole fattura. Assolutamente, mentre 11 per Rota, 9 per Battistini, mentre Marangon per la energia già 4 rimbalzi e 4 punti, 10 punti già in doppia cifra Michele Ferrari, i 10 punti più silenziosi della storia, perché probabilmente se ne è accorto solo lui, la capacità di Michele Ferrari di fare punti dal nulla è davvero sorprendente. È vero che comunque molti sono arrivati in collaborazione con i playmaker della sua squadra, qualche... però bisogna saperlo fare perché no, sennò beh, tutti i lunghi lo farebbero. Chiaro, però magari ci siamo soffermati di più sull'assist che sulla conclusione, quindi gioco con Pellicano con la palla in punta, uscita per Marangon, allontanamento per Pellicano, lato liberato da Schiavone che è andato in campo, palleggio, arresto, finta di Pellicano, tiro lungo, eccolo qua Ferrari fa sentire la sua presenza col minimo sforzo, perché non attacca ancora, gli dà un cioccolatino, ecco gli altri due per Ferrari. È quello che dicevi in precedenza, sono molti dei suoi punti sono arrivati in una situazione simile. Molto bravi Pellicano e Ferrari a capirsi in così poco spazio. Palla di Pellicano poetica, Rota dentro per Laudoni che lancia un missile di battamento, Battistini, tripla aperta, rimbalzo per Pellicano che prova a spingere direttamente in transizione, vediamo chi fa contento a questo giro numero 2, se stesso, palleggio, adesso tiro ancora fuori, l'unica cosa che gli è mancata è il momento di canestro in questa partita, davvero molto buona per lui, Rota, piccherò giocato, Calvi cambia, prova a mettere anche lui pressione, si apre Battistini, trovato Paesano, palleggio resto, tiro piazzato, sbagliato, Pellicano trova Marangona, un quarto di campo, potrebbe puntare Laudoni, cambio, attacca, butta giù la spalla, è entusiasmante quando prende così il quarto di campo e si butta a canestro. Vorrei vederlo più spesso in questa situazione, anche perché però è già almeno la seconda volta che gliela creano in transizione con tutti da un lato e lui dall'altro, sì, pronto a mangiarsi canestro. Lo stanno invitando a farlo assolutamente. Ci ricordiamo prima la situazione in cui si è presa questa conclusione, ha sbagliato ma la panchina ha comunque detto continua, vogliamo vederti così aggressivo. Diciamo ha la potenzialità di essere un grande attaccante in contropiede. Assolutamente, classe 2005, ripetiamo. Di tempo davanti a lui ce n'è, peraltro convocazione all'Eurolega giovanile per lui, come squadra dell'Eurolega, non una cosa da poco.
palla per Roda in punta, pensa per un attimo alla bomba da 9 metri, poi rinuncia contro lui Ferrari, finta di pick and roll, gran giocata, e con Roda che dice e tira e tira, Miani tira, ti ho dato una gran palla, ci sono trovati molto bene i due. Sì, anche in precedenza Cividale ha sbagliato la tripla con Battistini, se non sbaglio, dall'angolo, ma Chiera si trovava libero e ha deciso, tiro io o gliela do a Battistini, quindi cioè per far capire la qualità degli attacchi di Cividale in questo. Quello anche dovuto al passaggio d'uscita di Laudoni, che era un siluro, che era appena un'altra buona tripla, la sbaglia Pellicano, per un altro rimbalzo, lancia la palla senza neanche averla in mano, mi fa impazzire Pellicano, rimbalzo per Miani, attenzione, rimane piede sotto, non si è assolutamente nulla, sembrava un infortunio gravissimo, invece si rialza subito. Laudoni contro Pellicano, Pellicano va a commettere il fallo, è il terzo, deve tornare subitissimo Francesco Nicolò. Calvi, secondo me cadendo si è tirato giù anche anche Miani, ha detto. La dinamica è stata pericolosa perché Piede era rimasto sotto Calvi, quindi poteva essere tolto, però fortunatamente dopo mezzo secondo, quando si è accorto tutto tranquillo, che l'azione andava avanti, sono ripartiti entrambi. Laudoni Lunetta, abbiamo detto, sul tabellino un impatto limitato, 3 punti, ma nella partita all around un grande impatto, anche più 13 di plus minus, che è decisamente notevole. Segna il primo, sbaglia però il secondo, Calvi non riesce a prendere il rimbalzo, prende Miani, ma apre involontariamente Schiavon con la tripla Schiavon, sbagliata però. Battistini prova a spingere in transizione, trova Laudoni che vuole copiare Schiavo, sbaglia anche lui però. De Nicolao spinge il pallone, trova Ferrari. L'arbitro ci pensa e a mio avviso fa un errore. Poi adesso non sono arbitro, perché si stava continuando a muovere, è arrivato all'ultimissimo secondo, l'attaccante deve avere un minimo di tempo di reazione, come questo è tutta la vita fa la palla della difesa, però rimane il fischio più complicato della pallacanestro, infatti ci ho dovuto anche pensare, non so, secondo me questo era la palla della difesa. Boh, voilà. A me è sembrato buono così. Non so, secondo me lui arriva proprio all'ultimo istante e da regolamento l'attaccante deve avere uno spazio per reagire e lì non c'era lo spazio per reagire. Ripeto, è il fischio più difficile da fare, ci può stare. Rota col pallone, 2 minuti di gioco, 39 a 30. Chiera, ribalta per Miani, palla per Battistini, alto basso, giocato per Laudoni, canestro e fallo. In questa situazione qua è veramente passiva la ripresa di Padova. Eh sì, perché comunque il pallone passa tra 3 difensori, in qualche modo non si capiscono bene, qui è vero che diciamo l'attacco di Cividale ha anche delle soluzioni diverse da quelle che abbiamo visto altri attacchi di questo campionato, magari un po' più prevedibili, però comunque qui si sono fatti veramente trovare scoperti. Sotto, palla persa, rotta, trova Laudoni, tripla, potrebbe spaccare la partita. E il numero 8 non si fa pregare. Sì, sì, diciamo che anche le sue esultanze sono particolari. Ce ne fate vedere almeno 2 dopo il suo assist e dopo questa tripla. Si diverte. Bocconcelli, palleggio, resto, tiro. Si vola a rimbalzo. Battistini tiene fisicamente Lovisotto e va a commettere il fallo. Battistini non è entusiasta del fischio, lotta fisica, rimbalzo, quindi ci poteva stare. Penso che Battistini, più che lamentarsi del fischio in sé, si lamenti di un non fischio avvenuto prima a rimbalzo tiro libero con Calvi, che forse la tutto dice se non mi hai fischiato quello non mi fischi neanche questo, però non è che se una volta uno sbaglia e sbaglia di nuovo. Poi quando un giocatore si sente in credito e magari gli viene fischiato qualcosa per cui non è proprio sicuro, si sente un po' frustrato e magari reagisce in questo modo, classica reazione da frustrazione. Lovisotto con 2 tiri liberi, per il momento non indimenticabile la partita del numero 27, e però deve assolutamente provare a dare qualcosa di più per rimettere in partita Padova, che è scivolata a meno 14 dopo la bomba spacca gambe di Laudoni, 0 su 2 per Lovisotto. Cavia bene al rimbalzo, la prende però Rota,
la palla sembrava con sapone, non la teneva in mano nessuno. Ce l'ha il numero 9, che era allontanamento, viene a bloccare Paesano, alto basso Vermiani, palla per Rota, mentre Vermiani che si palleggia su un piede e consegna la palla ai padroni di casa. Ah sì, qui capita, palla persa per Cividale, non c'è molto altro da dire. Palla perde Nicolao, chiamato gioco anche dalla difesa che ovviamente è molto preparata, uscita per Schiavon che arriva, giro vorticoso di tutti i giocatori in campo, palla per Bocconcelli, alto basso, qui mette molta pressione Paesano e qui diciamo poteva esserci fallo, sicuramente Lovisotto l'ha fatto vedere molto bene, secondo me è regalino, non lo so, la spinta c'è stata, secondo me è una spinta che c'è su ogni situazione di post, probabilmente Lovisotto non è nella posizione più aggressiva possibile e quindi è volato per quello. Il passaggio era proprio lontano, cioè l'ho visto da qui, la traiettoria del passaggio era lontano dalle mani di Lovisotto, in quel caso secondo me l'ha visto e ha in qualche modo cercato di farsi fischiare a favore. Fatto sta, un punto per Padova, esce Lovisotto, diciamo la situazione era completa, io stavo cercando di capire il cambio, sono d'accordo con te, fischio al limite, secondo me però se non fosse stato spinto Lovisotto sarebbe andato verso la palla, qui Chiera batte Calvi, ne trova due, più 15, Padova ha totalmente perso il controllo della partita, cioè controllo, la bussola su questa partita, ultima azione per Antonio Energia, 4 secondi di discrepanza tra i cronometri, viene a bloccare Calvi, la palla va per Bocconcelli, Piccarò ha giocato un po' di confusione per Antonio Energia, tanti movimenti per non fare praticamente niente, Nicolao tiro molto difficile, sbagliato, lotta Calvi, la tocca, la prende Schiavon, tiro su un piede, sbagliato, ci lotta rimbalzo, 46-31, piccola pausa per noi e poi ci vediamo per i secondi 20 minuti di gioco.
meno di 2 minuti all'inizio del secondo tempo qui al Palasport di Lugano. Siamo partita che è partita. Partita che è partita. Cominciamo bene questo secondo tempo con un grande strappo di Cividale. Poi molto bene Padova nella fase centrale, nel finale Cividale ha riaperto il gas ed è volata a più 15. Allora, dal punto di vista di Padova, male, bene, male. Quindi con Cividale, bene, male, bene. Bene, male, bene, hai visto. Hai fatto un corso per fare questo commento così articolato? Assolutamente, assolutamente. Liceo classico. Sì. E allora, quali sono, diciamo, i temi di questa partita? Facilità di costruzione di attacco da parte di Cividale, che qualsiasi situazione, qualsiasi personale in campo riesce a costruire tiri piazzati veramente ben costruiti da tutte le posizioni del campo e attaccare benissimo con efficacia in contropiede. E principalmente ha un mismatch fisico quasi sempre e Padova, diciamo, è riuscita a limitare questa efficienza aumentando il livello di fisicità tra primo e secondo quarto, principalmente con Lusvarghi che vediamo in campo al momento e Pellicano e anche Maragon che ha fatto ampiamente il suo nel primo tempo. Padova riparte con De Nicolò, Bocconcelli, Ferrari, Lusvarghi e Cecchinato. Per gli ospiti Rota, Laudoni, Onene, Miani e Chiera, direi, anche se non vedo il numero, ma vado a situazione, dovrebbe essere Chiera. Rimessa, si apre, riceve la palla De Nicolao, Stagger, 2 blocchi in fila per Bocconcelli che va dall'altra parte, taglia sotto, riceve, appoggia, molto ben disegnata la corsa di Nicolao, 2 punti, facili facili. Assolutamente, assolutamente sì, si perde in questo caso Cividale, prima brutta difesa della sua gara. Roda sulla grande pressione di Nicolao, lo batte, 11 punti già per lui, palla in punta Laudoni, piccherò con Onene, prova Miani, ribaltamento per Rota. Cividale non comincia particolarmente concentrata nel secondo tempo. No, assolutamente, ne ha approfittato in precedenza Padova, vediamo ora se attaccherà con la stessa intelligenza. De Nicolao a superare a metà campo in palleggio, ancora la stessa situazione di prima, si apre Ferrari per ricevere, uscita per Bocconcelli che ricciola, si va dentro dallo Svarghi contro Miani, attacca, giro sul perno, evitato, palla in punta per Cecchinato, palleggio, arresto, scarico, volata al ferro, altri 2 di Ferrari. Una costante, come compagno di pick and roll, Ferrari si fa trovare benissimo, riesce a concludere in qualsiasi situazione. Rota De Nicolao va a trovare l'anticipo, va a trovarne altri 2. Inizio molto molto forte da parte dei padroni di casa, 6-0 di parziale, meno 9. Chiera sulla pressione di Cecchinato, tiene il pallone, Onene viene a bloccare, cambio da difesa, Lusvarghi alza la pressione, Cecchinato rischia l'anticipo, Rota trova Chiera, tripla, c'è il contatto, non c'è il fischio, palla per Ferrari che supera la metà campo, trova De Nicolao, va da Bocconcelli, anzi no, va dentro da Michele Ferrari, può giocarsela, bella difesa di Laudoni, prova a alzare il ritmo numero 8, prende, corre, appoggia e sistema un po' le cose per gli occhi. Un peccato veramente, perché era un momento in cui l'intensità era tutta dalla parte di Padova, prima con la recuperata di De Nicolao che praticamente non abbiamo visto in questa partita fino a questo momento, e poi con un'ottima difesa, peccato che non si è conclusa e ha portato un contropiede per Cividale. Ferrari si fa subito perdonare con un bellissimo giro sul perno e un semigancio senza l'uso del tabellone. Rota, palla in punta per Chiera, si va da Laudoni, ancora in punta per Chiera, viene a bloccare Onene, cambio della difesa, questa volta Chiera fa un gran lavoro, Lusvarghi però rimane vivo e recupera il rimbalzo, palla per De Nicolao che spinge in transizione, attacca, scarico, Bocconcelli, tripla senza pensarci, lunga ma molto ben presa, Chiera col pallone, supera la metà campo, rallenta il ritmo Cividale, palla per Onene, forse Passi, il numero 34 che sbaglia il tiro, rimbalzo, Laudoni trova Chiera, un po' passiva Cividale in questo momento, cambio, lontano dalla palla per l'antenna energia, ancora Cividale, palleggio, è più per Rota, difficile,
questo, tanta roba. Sì, però un brutto, cioè veramente un brutto attacco, cioè non si muove, non si muove la, veramente negli uomini, nella palla, e Rota ci ha fatto vedere di essere veramente forte e veramente in partita questa sera, e quindi non ci stupisce troppo che riesca ad arrivare alla conclusione, però comunque sì, si è fermata. Tecnico per coach Nicolò, che voleva dei 3 secondi offensivi ai danni di Onene, non sono arrivati, poi è arrivata la gran bomba di Rota. Fatto sono 4 punti in un amen, e se Padova aveva ripreso l'inizio della partita, si ritrova, guarda, rialza gli occhi al cronometro, vede meno 13 di nuovo, quindi solo 2 punti recuperati dall'inizio del quarto. De Nicolao in palleggio, palla per Lusvarghi, si va da Bocconcelli, dentro per De Nicolao, eccolo, e mi smesso il paracanestro, cecchinato, palleggio, arresto, floater in aria che sbaglia, rimbalzo ancora per il numero 1. Cerca un passaggio senza nessun tipo di senso. Ladoni spinge in transizione, può attaccare subito. Va a spalle a canestro, attacca ancora. Prova a farlo di Bocconcelli. Veramente difficile la partita però di Bocconcelli. Da una parte è costretto a marcare sempre un attaccante più grosso di lui. E anche in questo caso è costretto al fallo. E dall'altra parte... marcato veramente veramente benissimo, poche sono state le situazioni in cui è riuscito a marcare da libero, in quei casi ha sempre segnato. Nicolao con una gran stoppata e poi la palla rimane all'antenna degli Osi per un fallo. Cividale ha tolto la partita lui e Cecchinato, che sono fondamentali per l'attacco dell'antenna energia. Non sono arrivati poi i loro punti, perché negli interni Lusvarghi e Ferrari loro l'hanno ovviamente fatto, sono mancati i punti degli esterni fino a questo momento. Nicolò trova Ferrari, blocco cieco, palla in punta per Lusvarghi, c'era la possibilità di subire Ferrari, picchierò con Cecchinato e Chiara va a commettere fallo. Direi che sono 2 tiri invece, è così, per il numero 1. Sì, che comunque ci continua a provare assolutamente, lui diciamo sta un po' più aggressivo, ecco, però spesso situazioni in cui i compagni cercano Bocconcelli, perché chiaramente per tutto il campionato è stato il go to scorer, cioè quello a cui dai il pallone quando vuoi che segni un canestro importante, insomma, lo vedo un po' rinunciatario, non capisco se perché spesso non ha un vantaggio offensivo contro il difensore diretto, o magari perché vede che sarebbe più efficace attaccare in modo diverso. Non si è ancora acceso sicuramente, su questo ho pochi dubbi. Rota col pallone, ancora Cividale rallenta molto i ritmi rispetto al primo tempo, non sono così convinto che sia nel loro interesse. Vieni chiedo a prendere, la ribatta per Miani, zona per Antonio Energia. Onene blocca, Chiera parte 6 ore prima che arrivi il blocco. Onene è un po' lento sicuramente, Chiera però con un erroraccio. No, questo è evidente, secondo me siamo d'accordo su questo fischio tutti quanti. Nessuno ha alzato un sopracciglio in palazzetto. De Nicolao trova Ferrari, blocco cieco, ci poteva trovare De Nicolao, poi blocco cieco per portare Ferrari sulla canestro, uscita per Cecchinato che enuncia il tiro, c'è il vantaggio fisico, lo legge bene. Svari, ex aperto, Cecchinato, attacca, prende un tiro difficile, poteva esserci il fallo che non viene fischiato. Rota, spinge transizione, palla buttata dentro per Laudoni, interno destro, Cecchinato che la manda all'incrocio dei pali, però stiamo facendo un altro sport, e esce il numero 1 che sì, è un po' fuori giro in questo momento, torna Leonardo Marangon, probabilmente ci sarà un cambio difensivo per mandare Marangon su Laudoni, non ancora quantomeno. Ferrari in difesa, poi adesso Marangon contro Rota, alla Perchiera che attacca forte linea di fondo, scarico, crossover di Bocconcelli, palla in angolo per Marangon che prende un palo clamoroso e la palla rimane antenna energia. Peccato qui. Però hai capito quando ti dicevo che mi sarei aspettato alla fine del primo quarto che prendesse quel tiro? Perché la personalità non gli manca. No, chiaro. Comunque sì, anche diciamo, momento difficile anche da commentare, mi sembra, della gara. Strano, molto strano. Come se questo secondo tempo fosse cominciato senza ritmo proprio, totalmente.
Bocconcelli viene a ricevere, situazione di zipper giocata per De Nicolao che non va sul blocco, attacca dall'altra parte, trova due punti, di mano sinistra. Secondo squillo di De Nicolao dopo la rubata in precedenza. Ghiera in palleggio sulla pressione di Malangon, prova a mettere con Malangon molta pressione sulla palla, cambio della difesa, c'è vantaggio fisico, si va da Laudoni, scarico fuori per Rota che guida tutti, però forse dovrebbe anche trovare qualcosa da fare. Fanno step back, tira da 11 metri, andiamo tutti a casa, segniamo anche questa, si può rimbalzo, Miani. Come ti parlo su Ferrari? Rota si lamenta per, con i compagni, poco movimento, questo lo possiamo vedere tutti, poi il motivo per cui non stanno discutendo non lo sappiamo, però diciamo sembra essersi veramente fermata la fluidità, la bellezza anche dell'attacco di, che abbiamo visto nel primo tempo per Cividale. De Nicolao il palleggio supera a metà campo, si apre lo Svarghi, palla in punta del Bocconcelli, uscita per il numero 10, viene a prendersela ancora Bocconcelli, cambio della difesa, Bocconcelli deve puntare adesso Paesano, lo fa, prende un tiro difficile, non ci sono mai tiri comodi per lui. Battistini che è tornato in campo, prende il rimbalzo, apertura, palla per Chiera che vuole attaccare Malangon, va via facilmente, non ho capito l'indicazione, Malangon è volato, ma Malangon ha fatto una pessima difesa, diciamo la verità, una pessima difesa, io non capisco che fallo abbia commesso in realtà, perché è volato solo sulla palla, però se l'hai fatto bene, ha fatto un volo, l'ha presa però l'ha buttata dentro, vabbè, a parte questo, cioè, ripeto, pessima difesa, si è fatto battere troppo facilmente, ha fatto un volo senza nessun tipo di senso, un tiro libero per Chiera, vediamo cose che non abbiamo mai visto, giocata mostruosa. De Nicolao supera la metà campo, sale Bocconcelli a ricevere, viene lo Svarghi consegnato in punto da Ferrari, attacca ancora Ferrari, chiuso il perno e sbaglia, rimbalzo per Laudoni, si è un po' spenta l'energia iniziale che aveva avuto l'antenna energia. Cassese in palleggio, trova Paesano, trova ancora Cassese, dai e vai da under 13, due punti potenziali per il numero 18 che va in lunetta. Sì, hanno ritrovato quel minimo di intesa, un minimo di movimento tra di loro, diciamo. Paesano comunque è abbastanza un uomo equilibratore, cioè non ha mai fatto niente di clamorosamente fuori dalle righe, né in positivo né in negativo, ma dà un minimo di equilibrio all'attacco di Cividale, si va sempre a trovare nel posto giusto. Primo tiro libero a bersaglio per lui, sicuramente quello in campo più equilibrio rispetto che con Onene, ovviamente giocatore anche di età diverse, sbaglia il secondo, però riprende l'imbalzo, spinge direttamente in transizione, attacca, scarico per Bocconcelli, viene a bloccare lo Svarghi, palleggio, arresto, scarico per Malangon che rinuncia, prende, va e va a schiacciare, mezzo schiacciato diciamo, però sì, insomma, ci arriva, no, bravo, bellissima scelta, diciamo, sa che il suo tiro non è il, non è punto di forza del suo gioco, però nelle ultime due partite come li ha cominciato entrambe con due bombe di fila, quindi lo può ovviamente mettere, non è costante ancora, no, ovviamente, diciamo, non è il suo punto di forza, i suoi punti di forza sono altri, però comunque la difesa sa che se lo può prendere, ha dimostrato di, sicuramente di poterselo prendere in questa gara, poi metterlo diciamo non è ancora, diciamo, arrivato a questo punto oggi, infila benissimo e va a prendersi i tre punti. Sì, poi ripeto, facendo una penetrazione non troppo convinta e solo un passo di corsa ha schiacciato da fuori dallo smalto. Questo è tutto normalissimo. Paesano supera metà campo in palleggio, va da Cassese, pressione di Pellicano, doppio blocco alto a giocare per il numero 7, lo Svarghi mette pressione, va da Laudoni, Bocconcelli commette fallo e palla ancora per Cividale, ma adesso sta riprovando un po' a alzare e di stare in difesa. Sì, è necessario, comunque
rosicchiato un po' del vantaggio che aveva preso Cividale tra fine secondo e inizio terzo quarto. Paesano va in punta da Chiera, troppo libero, non sbaglia, si vuole in transizione. Pellicano trova in punta Ferrari, ci va ancora Pellicano, dentro da Lusvarghi che attacca, crolla per terra, trova lo scarico, anzi non lo trova perché Chiara recupera il pallone, parte in transizione il numero 6, trovato Garcese, 5 contro 4, si trova una tripla aperta per Laudoni, con questa può di nuovo spaccare la partita, sbaglia Pellicano, prende il rimbalzo, tanti rimbalzi per il numero 2 in questa partita, palla in angolo, Marangon decide di attaccare, va su e ne trova altri due. Ci sta, se puoi fare queste cose in mezzo all'area, fallo. Secondo me ha anche pensato di andare su a schiacciare all'inizio, poi dopo si è dovuto fermare. Miani va dentro, errore della difesa e 3 punti potenziali per il numero 4. Diciamo che questo veramente fa male per la difesa, perché Ferrari pensava, sono sicuro che pensava di aver fatto un'ottima difesa toccando il pallone. Quarto fallo di Michele Ferrari. Toccando il pallone di Miani in aria, però canestro e anche fallo. E quarto fallo pesantissimo, perché il quintetto Bocconcelli, Pellicano, Marangon, Lusvarghi, Ferrari è quello che ha avuto più successo in questa partita nettamente per l'Antena Energia. Perdere Ferrari, che è il finalizzatore del quintetto, può essere un problema. Torna in campo Giorgio Carli. Pellicano con Padova che fa sforzi, ma rimane sempre lì tra i 10 e i 15 punti di distacco, adesso sono 12. Pellicano, pick and roll con Lusvarghi, trovato Calvi sulla sponda, la palla torna a Pellicano, non ha fatto niente Padova fino adesso in questa azione. Pellicano prova a attaccare, vuole attaccare il cambio, scarico per Calvi che attacca, palleggio, tiro su un piede in allontanamento, non esattamente un Picasso, rota in palleggio, passaggio dalla parte alta del campo, molto molto bello, tripla pulita e sbagliata. Bocconcelli prende il rimbalzo, prende una volta e prova a spingere, chiama il gioco, viene a bloccare, attacca Bocconcelli, tiro su un piede, sbaglia, si lamenta la macchina di Padova, rotta, prova a spingere, scarico nell'angolo, Cassese con la tripla lunga, Marangon al rimbalzo, spinge il numero 13 che ora vorrebbe puntare l'area, deve rinunciare, palla per Cavis, torna a Pellicano, palla in punta, taglia Marangon, riceve Bocconcelli, tripla con spazio, sbagliata. Momento un po' caotico, comincia anche a finire un po' il fiato. Rota, blocco di Paesano, è la seconda volta che trovano questa giocata qua, è la seconda volta che Miani fa canestro. Sì, diciamo che Padova non è riuscita più a giocare negli ultimi minuti e semplicemente Cividale ha sbagliato tiri semplici. Sì, poi in questa situazione qua specifica, mi permetto, sul doppio blocco alto Padova cambia con i due lunghi per fare cambio a tre, quindi il lungo il difensore del lungo che va a portare il blocco cambia sul palleggiatore e l'altro lungo scala su quello che taglia. Per due volte di fila rota ha letto che quindi l'altro lungo rimane libero per mezzo secondo, Miani bravo a rimanere libero, però sono due letture che magari rivista dall'allenatore sono anche abbastanza facili. Con la velocità del campo e senza averlo visto in un time out, fanno vedere di un playmaker che sa gestire il gioco. Beh, ce l'ha fatto vedere, forse il migliore, sicuramente i compagni hanno avuto momenti molto positivi durante la gara, abbiamo visto Battistini iniziare molto bene, Laudoni avere i suoi sprint, ma diciamo Rota è stata la costante, personalmente con tanti tiri messi da fuori, anche poi la condivisione con i compagni che è arrivata per tutta la gara. Se mi ricordo bene, ma vado a memoria, si fece male nella gara dell'anno scorso? Non mi ricordo, sono andato a memoria, mi potrebbe detto una castronata astronomica. Veramente poco potenziale offensivo al momento in campo per i neroverdi. Bisogna sperare in qualche intuizione di Marangon o di Pellicano. Zona, la chiamata di coach Pilastrini, in cui chiamata furba diciamo del coach ospite, così rompe il gioco, chiamato l'antenna dell'energia, rimane a zona Cividale in questo momento per questi ultimi secondi.
Boccocelli, palla in ala, si apre Lusvarghi, ribalta il Marangon. 3 secondi per andare al tiro, Lusvarghi, se mi gancio, Calvi la tocca, Calvi sarebbe da annullare, ma viene considerato buono. Ultima azione del quarto, rota in palleggio contro Pellicano, 8 secondi di gioco, finta di blocco di Paesano, attacca, rota, tiene un perno clamoroso, sbaglia, un secondo, Bocconcelli va al tiro di mano sinistra, questa non male, comunque il tiro esce ampiamente, 61 a 49 il punteggio al termine del terzo quarto di gioco. Siamo arrivati al momento, oggi è anche particolarmente difficile perché è una partita un po' già bello, per il momento non è neanche troppo equilibrata. Io vado sicuro per il mio X Factor, Leonardo Marangon. Allora, per, dato che mi piacerebbe avere un ultimi 5 minuti equilibrati, quindi perché è sempre più bella una partita quando è equilibrata, secondo me adesso salirà in cattedra di nuovo Ferrari, perché lo devi mettere in campo se vuoi avere un minimo di possibilità di ricucire, e secondo me andrà lui, si prenderà la squadra sulle spalle. Il mio dubbio su Ferrari è il momento che ha 4 falli. Se c'è un giocatore in campo in grado di gestire un problema di falli è sicuramente lui, però immagino che almeno per i primi 3-4 minuti così Nicolao lo terrà in panchina. Ma rischi poi di non poter... È vero, e quindi però dal mio punto di vista ci vuole una sgata di Marangon, come fatto prima, con un paio di schiacciate, giocate di energia che carichino il pubblico e rimettano tutto l'ambiente in partita, perché sennò, se la partita rimane pulita, la vince 100% Cividale. Sì, ha veramente un vantaggio assurdo sugli esterni, che praticamente qualsiasi situazione del campo li abbiamo visti, si trovano benissimo e spesso vanno a sfruttare i vantaggi fisici vicino al canestro. Quindi diciamo, per quanto siano stati molto sfortunati a parer mio, perché tantissimi tiri puliti sbagliati dopo l'ottima performance al tiro nel primo quarto, diciamo, il fatto che siano soltanto 12 le lunghezze a dividere le due squadre mi sembra un ottimo segnale, ecco. Padova che prova ad alzare ulteriormente la pressione inserendo De Nicola e Pellicano insieme, quindi detto forse con ancora meno potenziale offensivo rispetto a prima, come punti nelle mani, però con una possibilità di correre, di viaggiare, di mettere molta pressione sulla palla. De Nicolao, Pellicano, Marangon, Calvi, Lusvarghi. Ha rinunciato all'Ovisotto, a quanto pare. Che non ha partita, però, lasciato particolarmente il segno nei minuti in campo. Cassese, Chiera, che è a 15 punti. No, Miani, scusatemi. Rota, Chiera e Paesano. I 15 punti di Chiera se la giocano con quelli di Ferrari per i punti più silenziosi della storia. Cassese, palla in ala, attacca, trova ancora il numero 6, piccherò con Paesano che fa slip su pick and roll, infrazione di Pazzi e qui palla rubata di Lusvarghi, non gli finirà l'aperto, ma è tutta sua. Assolutamente sì, diciamo, per quanto riguarda Chiera ha giocato molto bene anche lui, è uno di quelli che senza, diciamo, impressionare, però comunque tutte le piccole cose, si è preso tanti falli, ha fatto girare bene la squadra anche lui, un secondo playmaker è stato in questa gara. Pellicano scarica per De Nicolao, si giocano sui piedi Lusvarghi e Calvi, palla persa, spinge Rota contro De Nicolao, infatti come dicevi tu Ferrari torna subito, lo vedo già pronto, Paesano che si prende tutti questi tiri dalla media con molta calma e qua non si riprende con spazio. È una sentenza. De Nicolao in palleggio, blocco di Pellicano che poi si apre, De Nicolao in zingarata, sbaglia il tiro, Paesano apre il palleggio, trova Rota. Padova a questo momento deve mettere un'intensità difensiva diversa, che così una partita passiva a chi ha più talento non finisce bene per mantenere l'energia. Palla in punta del Miani, si apre Cassese che la taglia forte, Marangon probabilmente c'è qualcosa. Marangon riceve, rinuncia al tiro, attacca, virata, un po' non praticamente elegante, De Nicolao va a rimbalzo e trova il fallo.
No, è vero, ho notato anch'io questo aspetto, diciamo, l'intensità difensiva, il fatto, diciamo, anche vedi la rapidità in cui si muovono, in cui cercano di toccare il pallone, gli esterni di Padova, è cambiata mille volte nel corso della gara, al momento potrebbe essere il momento più basso. Forse servirebbe maggiormente, qui è Cassese che invece si butta, si lancia, fa una giocata difensiva mostruosa, poi alla fine non è premiato, diciamo, dagli arbitri. La palla la prende Pellicano, drag, Piccolo in transizione, rischio di fallo. Nicola rinuncia alla tripla, attacca, floater, avversario per il numero 10. Sì, questa conclusione ce l'ha, salta malamente sulla finta Paesano, se non sbaglio, riesce ad arrivare tranquillamente, però la seconda volta che rota, batte dal palleggio De Nicolao e De Nicolao cerca di arrivare sul pallone da dietro. Questa volta col fallo prima l'aveva battuto tranquillamente. Non siamo abituati a vedere questa arrendevolezza da parte del playmaker titolare. Anche Rota è un avversario tosto, di quelli che ti mettono sicuramente in difficoltà. Cassese apre il palleggio, finta, passo di incrocio, tiro. La lunghezza del roster di Cividale la trova questa giocata di Cassese, che fa un 1 contro 1 maestoso, trova i punti 4 e 5 della sua partita, trova anche peraltro il quarto fallo di Pellicano. Esatto. Mano sinistra, poi mica male. Sì, 5 punti per lui, è il suo momento, è il tipo il decimo momento di un giocatore di Cividale in questa gara, in cui praticamente viene fuori e fa qualche azione consecutiva veramente notevole. De Nicolao contro lo stesso Cassese, che ha chiuso il gioco da 3 punti. Lo Svarghi consegnato per De Nicolao. Situazione di blocco, screen the screener, si va da Ferrari. Tiro difficile in mano sinistra, sbaglia, si lotta al rimbalzo. Chi la prende? Cassese. Palla per Chiera che prova a spingere in transizione. Sbraccia contro tutti. Voleva giocarsi un fischio che non arriva a Marangon, alza la pressione. Ovviamente Lander a beccarsi il fischio. Fallo per il numero 13. L'ha cercato, lo voleva, l'ha trovato, ma l'ha cercato tanto che era questo fallo. Assolutamente. Esce Pellicano, torna cecchinato, va a mettere un po' di pericolosità offensiva. Questo Nicolao, ci vogliono qui 3 bombe in fila di cecchinato sì. Nella partita, però mi sembra dura al momento. È vero che Cividale non ha mai dato il colpo di grazia, fino ad adesso. Però sembra nettamente la squadra più tranquilla al momento. Il controllo della partita. Marangon chiude il palleggio, ha trovato Ferrari. Cassese fa un'altra difesa molto aggressiva. E De Nicolao col terzo fallo uguale alla sua partita. Un momento un po' concitato della gara. C'era probabilmente fallo su Ferrari in situazione con Cassese. Poi De Nicolao con un fallo deliberato. Sì, immagino che non ho guardato, però. Diciamo, un momento difficile. Allora, diciamo, è un tipo di situazione in cui tutta la partita da entrambe le parti hanno mai fischiato. A mio avviso, concedendo da entrambe le parti, ovviamente sto dicendo una persona, troppo alla difesa nella marcatura spalacana. C'è stato solo quel fischio a vantaggio di Giovisotto. Per il resto, secondo me, è anche troppo tutelato di difensore in situazioni in cui l'attacco dovrebbe essere maggiormente tutelato. Miani qui in palleggio, trova Rota, piccherò giocato, scarico. Viene Miani, alza ancora la lotta alla pressione, tiro difficile, corto sul ferro, vanno tutti quelli che ci vengono a rimbalzo e Paesano ci mette il punto esclamativo. Giocatore equilibrio, fa impazzire i tifosi di Cividale venuti fino a Padova. Il giocatore barometro, usando un termine. No, ma volevo far notare. Neanche perché si è giocato. Volevo far notare la tecnica di tiro di Rota quando deve affrettarlo, insomma, in uno contro uno, dato che è un po' più piccolino, tira velocissimo in una maniera completamente strana. Non ho mai visto nessuno tirare in quel modo, ma a quanto pare per lui funziona. Risponde Cecchinato, fondamentale la ditata di De Nicolao a Rota, che l'ha messo fuori dai giochi. Finalmente un tiro aperto per Cecchinato in questa partita, lo manda a bersaglio, numero uno. Un po' tardi probabilmente, po tardi. Però ancora 6 minuti da giocare. Viene a doppiare Ferrari e a doppiare Ferrari e commette nettamente il fallo, è il quinto della sua gara. Torna Giorgio Calvi, tanti tuffi sì, però qui c'è fallo, no, ma sì. Diciamo che
no, momento della gara dove ci sono più contatti, ci sono un po' perso il ritmo della partita, diciamo. Primo tempo più bello del secondo. Secondo quarto carino. Anche il primo, dovrei giocare. Siamo d'accordo che il secondo tempo non è stato particolarmente spettacolare. Chiera, 2 su 2 della meta per lui. Si avvicina a quota 20, numero 6. Palla per Cecchinato, in punta da Calvi. Viene il cielo di Nicolao, attacca il numero 10. Qui forse potrebbe esserci un fischio. La palla la prende Chiera, palla adesso anche molto nervosa. Questo non aiuta in questo momento. Rota sulla pressione di Marangone, che prova a mettere le mani. Certo, e c'è l'infrazione di passi. Per una volta voglio fare il complimento all'arbitro, perché in tutto il campionato mi è stato anche detto da qualcuno dei nostri ascoltatori che mi lamento troppo delle infrazioni di passi, ma tutti cambiano sistematicamente perno. Per una volta qualcuno che lo fischia bene, bene. Sono contento. No, perché lamento, ma non fischiano mai, e quindi mi ha fatto piacere. Marangoni in punta, attacca senza compensazione di passi, apre per Calvi, tripla, aperta, 3 punti per Giorgio Calvi. A proposito di tiri strani, ecco, anche Calvi ha un tiro particolare. Particolare però efficace, quindi alla fine, finché la palla entra, siamo tutti d'accordo. Cassese attacca, scarico per Rota, che qui prendersela con calma, la tripla. Non finisce mai il movimento, però questa volta sbaglia. Cioè qui sono 13 punti, la partita potrebbe non essere tutto finita. Citalia ha un po' alzato il pedale dell'acceleratore. Fallo per il numero 18 Paesano. 13 punti alla fine non sono tanti, cioè infatti torna subito Laudone. La rimonta è dietro l'angolo, però non mi sembra che ci sia l'energia necessaria per fare una rimonta proprio ad occhio, anche però è divertente notare che i tamburi del palazzetto rispecchiano benissimo quella che è l'animo della squadra. In un momento in cui la squadra non sta performando proprio o non ha molta energia in campo, i tamburi sono zitti. Cecchinato prende una bomba che poteva riaprire la partita. So che non frega nessuno, però comunque... No, ma ci sta, però è anche vero, di solito il pubblico viene trascinato dalle giocate. Il consiglio è, magari se il pubblico riesce a trascinare la squadra la prossima volta, magari... Laudoni, linguaccia numero 3. Della partita e bomba, pezza gambe. Sì. Quindi sa che anche i tamburi. E anche i tamburi non suonano più questa sera, no? 4 quanti sei a giocare? 73 a 57. Cividale, che è una delle candidate alla promozione, già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, con una prestazione solida, diciamo. Come dicevi tu, non hanno mai ammazzato tutta la gara, però l'hanno sempre messa con una certa, da metà secondo quarto in poi hanno tenuto una leadership abbastanza autoritaria sulla gara. Allora, sono partiti molto forte e poi hanno controllato ritmo, hanno controllato il gioco, non hanno neanche cercato troppo contropiede come nel secondo quarto, dove hanno, diciamo, stabilito la loro guida della gara. Sono andati veramente tranquilli, da fuori la sensazione è che sono una squadra con molta fiducia, che sa quello che vuole fare e lo sta facendo veramente molto bene. Assolutamente, commento impeccabile, voto 10. Ha tolto veramente tutti i punti di forza di Padova. Più che... sì, e soprattutto sembra poter avere anche delle altre opzioni che non ha esplorato stasera, perché Battistini e Laudone, squadre li hanno visti anche senza doversi esprimere al 100%. Ma perché hai talmente tante armi che vai su quelle che in quel momento funzionano. Assolutamente, Battistini, come dicevi all'inizio delle cronache, l'abbiamo visto fare 27 punti in questo palazzetto dominando la partita, che poi comunque, se non sbaglio, avevano perso. Ma cioè, per dire, è soltanto uno e questa sera non è stato neanche tra i migliori, anzi sicuramente non è stato tra i migliori. Cioè Rota secondo me è molto, molto più incisivo. Luz Varghi ribatte per De Nicolao, si va a cercare Calvi, palla difficile. La prende Paesano, che porta anche subito il pallone in palleggio. Trova Chiera in punta da Cassese. Paesano ci piace. Paesano, sì, il giocatore che ci piace. Ci piace anche Laudoni, alta linguaccia, numero 50 della partita. Tu vai con Rota. Io vado con Laudoni, perché Laudoni
non ha fatto 500 giocate in questa partita, ma Marangon qui trova altri due punti. Corso di Nicolò chiama time out. Non è un personaggio, lo sapevamo. Anche in situazioni dove sembrava raddoppiato in difficoltà, riusciva a venire fuori con un assist clamoroso per i compagni. Ne ha fatte veramente tante giocate. Le giocate più belle della gara sono le sue, sicuramente, diciamo, anche se non ha avuto tutta questa palla in mano, tutti questi possessi per lui, l'impatto c'è sicuramente stato. Assolutamente. Adesso se la leader compagni mi manda una schiacciata indietro che poteva forse provare, diciamo, meglio così, è meglio evitare di fare, no? Cosa? Nel senso, Mimma ha mimato adesso della schiacciata indietro, però sono quelle cose che se ti vengono, sei un grande, se poi le sbagli finisci, non so, sulla giornata tipo quelle cose là. Su Shaktina Fun no, perché non si viene bene. Io sono dell'opinione che se sei 6 sopra di 20 la partita è abbastanza in cassaforte, devi stare tranquillo e via. No, se hai voglia la prova. Palla su un punto a punto, poi ne riparliamo. Vero, Marangon gira sul perno e va a trovare altri punti. Terza partita in doppia cifra consecutiva del Marangon. La schiaccia da indietro la farei solo sul più 20. Ah, ok. Perché è uno dei tuoi numeri preferiti, la schiaccia da indietro. Chiera con un missile del Paesano, bello scarico, la tocca per ultimo lo Svarghi, che ha avuto meno impatto offensivo nel secondo tempo, però è stato comunque fondamentale, è stato l'unico a mettere un fisico contro Cividale. Miani trova Cassese, tripla difficile. Cassese, probabilmente mi ha impressionato di più lui che molti altri, ha trovato davvero 5 palloni. Una sconfitta degli esterni di Padova che sicuramente Marangoni migliore, 11 punti per lui. Pellicano bene al di là delle cifre che sono negative, gli altri, diciamo, non è la loro miglior serata. Paesano contro Marangon, piede di contatto, scarica per Cassese, extra pass per Laudoni, extra pass che la penalità apertissima, la sbaglia, Lovisotto vola rimbalzo e la palla è per Antonio Energia. Sì, 37esimo minuto, continuano a giocare molto bene, continuano a costruire ottimi tiri. Diciamo che gli esterni non sono mai riusciti, quindi i vari Cecchinato, Bocconcelli, Di Nicolao, non sono riusciti a essere veramente pericolosi in attacco, e dall'altra parte spesso erano vittime di marcature complicate, ecco, perché comunque, come dicevamo all'inizio, questa squadra è una squadra con tanti giocatori simili, tanti giocatori molto fisici e quindi difficile per tutti, ma stasera proprio non sono riusciti a venirne fuori e hanno su cui lavorare sicuramente. Assolutamente, ci sta, diciamo, sono anche avversari con cui ti accoppi meglio, altri con cui ti accoppi peggio. Peccato, perché all'andata la partita è finita punto a punto, quindi si poteva aspettare magari una partita più equilibrata, non è stato così. Ho una domanda per te mentre scorro gli ultimi minuti della partita, lo chiedo a te perché io quella partita, causa Covid, non ero presente al palazzetto. Le uniche due squadre che sono venute qui a giocare una partita da padrone sono state San Vendemiano, sì, e Cividale. Sì. Quale ti ha impressionato di più? Penso Cividale, anche se la coppia di lunghi di San Vendemiano è qualcosa che Cividale non ha, oggettivamente non ha, e proprio per quella questione di fisico potrebbe in un ipotetico scontro, non so che se il momento migliore a inizio 2022 con quel filotto di vittorie, diciamo, l'entusiasmo è un po' calato, ma comunque è giusto crederci fino alla fine. Assolutamente, ultimo attacco per Padova, Pellicano palleggio, arresto, tiro.
anche Canel come numero 2. Direi che ho visto che non ci sono neanche questioni di differenza canestro o quant'altro, sotto le trombe Luci Vidale termina la partita. C'è anche qualche storia attese tra lo Visotto e lo Nenen, francamente evitabile, non ci perderemo particolarmente tempo. 84-65 il punteggio finale dal Palasport di Rubano. È tutto, l'appuntamento è alla prossima, sempre qui su LNP Pensa.